Mi serve ancora fuoco per darci due input. Distruggo queste cellule col volto di un dipinto. Se poi volete dare una ragione a chi sta fuori, qui è come dare picchi alla tua regina di cuori. Cosa volevi avere in cambio di due telecamere? Infrangere il divieto che poi ci vieta di infrangere. La notte qui fa freddo, meglio un becca al pomeriggio. Col prezzo di un pezzo. Verga Masters, mestre, lettering, stile. Dinamica, cerchiamo di creare le cose in movimento. Ciao! Dado e vengo da Bologna e sono un po' di hip hop style da ogni anno, da quando c'è questa edizione di questo meeting speciale per l'Italia, perché a Padova, a Mestre, e speriamo che vada avanti così. Non è un fenomeno, è un... Sono Luca. Sono tratto, arrivo da Mira. Hi, I'm Milos from Golden Bags Crew. We come from Greece. My name's Arrow from MSK Heavy Artillery from Brighton, England. When it comes to graffiti, I just like to do just letter style, you know. I'm not really big on 3D or, you know, super technical. I just like to make funky graffiti, you know, with lots of, sort of connections and stupid colours. So if you want that type of thing, you're in the right place. Hiya, I'm Akit and I'm here representing Girls on Top from London, England with Chok and Sabe. And the lovely Sabe invited us here, her friends invited us here, so we're here to paint in the blazing sunshine. It's really hot, but it's really, 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 really good. And I like bright, girly, pinky colours, a bit of a cliche. I like to keep it simple, nothing too fancy. Io sono Pitta e vengo dalla provincia di Venezia. A partire dal 2000 circa ho cominciato a fare scultura e ho subito provato a trasformare quel che facevo in 2D in 3D. Il mio stile si caratterizza dal fatto che sono forme senza contorni, tridimensionali. Salve, sono Cento Canesio e sono di Treviso. Il Canesio è quel cane lì, però adesso è da finire, dopo lo vedrete quando sarà completo. Pace. Sono sul bordo di una piscina, voi non la vedete, ma io sono sul bordo di una piscina. Con mille passere. Hello from... wait, wait. DK Crew Innsbruck. Fresh, dried, soft. Ciao, sono Umberto Staglia dell'Electromastic Force, vengo da Pisa, Pontedera. La nostra crew si fonda più che altro su una mescolanza tra puppet a tinte piatte, roba sfumata, illustrativa e scritte. Ciao, sono Gaia, vengo da Mestre, anzi Marconne, JPEG, grandi. Ciao, sono Stile Estremo. My name is Joey. I'm from Washington, D.C. I gotta say, I really like Italian graffiti. It's nice to see them out here do their art, not get arrested, do their shit, and I gotta say, I'm real impressed. Sono Mauro, sono di Torino. Sono venuto qua perché sono riuscito a imbucarmi tra la lista degli invitati e fa troppo caldo. Sono Alberto e vengo da Milano, anche se sono di Marostica. Da queste parti facciamo 3D e figurativo. La prima volta che si disegna sul vetro è una bella sfida perché prende malissimo il colore. Il sole non è un problema, tanto si disegna sempre con questo sole qua. Mi faccio un break per mangiare perché sono sfinito. Ho bisogno di zuccheri, amidi, lipidi. Dietro di me stanno disegnando la crew delle freccette e hanno uno stile grafico, ovvero puntano a fare dei pezzi che sembrano degli sticker, e poche sfumature e molta pulizia delle linee. E loro sono qui, sono delle locals, sono di Mestre. Io sono un grande attore in realtà, non sono un rider. Non mi resta altro che mangiare un tramezzino con i gamberetti.
Style is something very elementary in graffiti, because that's how to say, it's like the handwriting of a person. So if you have an affection for graffiti, you need to find your own style. It's like, I mean, every person is different and every person has its own style is shown in certain ways, how to do things or how to do this. And so graffiti in that sense is just expression of your own individuality, which we call style. Quando giri per la tua città, o comunque per qualche città, quali nomi hai visto per la tua città? Hai mai notato che sui palazzi, sulle bande, ci sono tre nomi scritti a spray? O ti è mai capitato di scendere in metro, o comunque andare in stazione e vedere che i treni sono di più? Ma cosa ne sai di queste cose? Ma tu, eh? Quanto ne sai di questa realtà? Raccontamelo un po', o te lo racconto io, cazzo, sempre più okay? E ti spiego un po' come funziona. Anche se vedi solo un nome, in realtà è molto di più. Da solo in gruppi di persone definite anche crew. Di più di quel che pensi, più di quel che immagini. Lettere sparse ovunque non sono simboli indigeni. Ognuno rompe una superficie col suo criterio. Qualsiasi tipo di vernice di colore vario. Distribuzioni di stili in diverse situazioni. Distruzione sui treni che sfilano in stazioni. Un writer guarda il suo pannello e dà soddisfazione. Persone guardano perplesse e cerca spiegazione. Oltre ogni supposizione, questione in espansione. Non è più un'eccezione, in più sempre in trasformazione. Continuazione, porta col tempo coordinazione. Questa è una strana strada ed una strana condizione. Azione, reazione, creazione in diffusione. Evoluzione, innovazione, porta elevazione. Non c'è finzione, c'è soltanto devozione. Chi ha perso questa cosa invece pro cancellazione. La gente non capisce, a leggere non riesce. E dire che da tempo c'è chi con sta cosa cresce. La storia, vedere gratis tipo l'SMS car car. Trovi in giro sui vagoni che sconda le yard yard. C'è chi si sbatte una tipa che sulle guance al far far. Chi si sbatte per dipingere in un posto art. C'è chi inventa è stiloso, c'è chi uno stile lo baita. C'è chi dipinge tace, c'è chi non fa un cazzo sbraita. Competizioni costruttive, gente che sempre scrive. Chi lo combatte a morte, chi per questa cosa vive. Gente che...